Salve, benvenuti a una nuova puntata di Talk Talk. Ci troviamo in quel di Fregene a festeggiare i 50 anni di carriera di Sergio Valente. Ed ora andiamo a chiedere ai nostri amici VIP che cosa ne pensano. Sergio Valente è una istituzione. Un amico, un tesoro. È un maestro di vita. Un grande uomo. Ti insegna tante cose. Prima di essere un grande artista. Da sempre. Da lui puoi imparare tanto. Una persona davvero speciale. Non c'è mai stata una nota stonata. Ti rispetta completamente. Un uomo d'altri tempi. Un bravissimo artista del capello. Un gentiluomo. Magico. Grande. Fantastico. È un amico. Un amico. Sergio il meglio di sé non lo dà nei backstage delle sfilate, ma tutti i giorni nel suo salone. Sergio Valente, questa festa è riuscita secondo te? Io penso proprio di sì. Beh, hai visto la faccia che ha fatto lui? Sì, ho visto. E allora mi sa che è riuscita. È un generoso, quindi chi è abituato a dare poi fondamentalmente non si aspetta niente. Non è stato facile, eh? Immagino, immagino. Vista la faccia credo sia riuscita proprio in pieno. Anche rischiando, devo dire. Rischiando cosa? Quindi sicuramente questa cosa l'ha colpito molto. Non lo so, sai, uno le reazioni poi a caldo non si sa mai come una persona reagisce, per cui devo dire che sono stati molto coraggiosi a organizzare il tutto. Qualche aneddoto? Hai qualche aneddoto magari buffo, burlesque su Sergio? Gli aneddoti buffi ce n'ho tanti, che riguarda Sergio disgraziatamente no. E io mi ricordo una bella parrucchetta bianca che mi ha dato proprio ultimamente per uno spettacolo teatrale che io ho fatto, si chiamava In Scena. Se non c'era lui ero disperata. Di burlesco, beh, i suoi consigli, i suoi calambur per far capire alle donne che un colore era sbagliato. Beh, abbiamo fatto una vacanza meravigliosa in barca sulle isole Eolie e devo dire che ce ne sarebbero da raccontare troppe, ma sono cose private. Tipo usava delle metafore culinarie, non so, questa pasta questo colore sembra una pasta scotta e così insomma si capiva, lo capivano senza offendersi. Sergio è un uomo di intanto molto ironico, con un grandissimo senso di humor. La grande umanità di Sergio si dimostra soprattutto nelle piccole cose di ogni giorno. E mi ricordo che una volta lui stava mettendo su il negozio a New York. Avrà anche lui le sue giornate, no, come tutti, no? Però riesce sempre a trovare il sorriso per te. E a New York abbiamo incontrato un architetto che aveva delle idee molto strane. E aveva anche un modo di esprimersi, un modo di fare molto buffo. Ecco, forse in questo è buffo perché a volte lo vedi lì che tutti gli chiedono qualcosa e lui non riesce proprio a dire di no. E io ho fatto l'imitazione di questo architetto che poi è andato avanti per 5-6 anni ed era veramente straordinario, perché lui diceva semplicemente: "Frankly speaking, it's amazing." Quindi era veramente, e Sergio moriva da ridere. Hai qualche
ispirazione per un progetto, per un nuovo progetto, qualcosa che, non, che si allontana dalla vostra forma d'arte? Ogni volta che lo vedi dici, cavolo, potremmo fare questa cosa insieme, sarebbe fantastico. Cavolo, potrei fare questo, potrei fare quest'altro, potremmo fare quest'altro insieme. Tipo quando vede Sergio e dice, oddio, potremmo insieme, potremmo fare questa cosa, sarebbe fantastica. Ah, potremmo far questo, potremmo cambiare il mondo, potremmo far questo, potremmo fare questo qua. La domanda che mi lascia un attimo indedetta, non lo so, in ogni caso penso che con lui le idee ti vengono così, perciò anche quando lo vedo, sì, stasera cioè, fai 50 anni, tutto quanto della sua attività. Devo dire che dai discorsi, dalle scene fatte tanto tempo fa, si parlava di creare un vero e proprio villaggio. Però non c'è neanche bisogno, basta che tu hai un'idea, o anche se non hai un'idea, ci parli un attimo, così ti viene anche colui, come giustamente hai detto tu. Dove riunirsi tutti quanti, gli amici veri, e creare proprio un mondo a parte. Perciò non è che io mi spremo tanto le meningi prima, capito? Lì per lì facciamo cotto e mangiato subito. Come mi viene, dico, Sergio, guarda, vedi quel capello, e lui sa e crea. Questo è già una forma di trasgressione, se vuoi. E devo dire che condividere il pensiero potrebbe essere una cosa che magari in futuro, chissà. Sì, c'è. Ovvero? Non te lo dico. Devo dirti che ne abbiamo fatte talmente tante insieme che non ci resta che inventarne qualcun'altra. No, ma è una cosa su di me, è un'idea su di me. È chiaro che la prima cosa che ci viene in mente sia a lui che a me quando abbiamo un progetto è di consultarci. Capelli corti, e prima o poi mi farò tagliare i capelli da Sergio Valente. Per dire, ma secondo te questa cosa la facciamo a Milano o a Roma? E quindi, come vedi, è un progress, è un work in progress continuo. Riccia, avevo dei problemi tecnici solo per quello, se no l'avremmo già fatto da molto tempo, perché a Sergio, lui quando ha le forbici in mano adora tagliare i capelli. Una cosa fondamentale è che non abbiamo mai smesso in questi 20 anni di conoscenza di chiamarci, interpellarci, e continuiamo a farlo anche adesso alla soglia dei nostri anni. Guarda, ti posso capire benissimo perché sono riccio anch'io e guarda, e con lui con me c'ha sempre dei problemi. Sei passato di là. Mi hanno parlato che questa sera si festeggiano i 50 anni di carriera di un uomo eccezionale, ma io non lo vedo, non lo trovo, chi è? Cerchiamolo, a questo punto che devo dire? Ma lei che si parla tanto di questo grande artista, mi dica cosa ne pensa lei? Ma io penso che, credo di conoscerlo un po', ha lavorato molto, è molto soddisfatto di questi 50 anni. Naturalmente non sono state tutte rose, anche molte spine, però come nella vita di tutti. Però si deve ritenere molto soddisfatto, è stato anche molto fortunato. È uscito fuori che tu affronti il lavoro e di conseguenza anche la vita con lo spirito di un bambino nel corpo di un uomo, di un grande artista. Ti riconosci in questo? Ma io ho sempre un grande entusiasmo. Un grande entusiasmo, ho sempre molta fantasia, molta, e perciò credo che sia abbastanza vera questa cosa, credo di sì. Hanno fatto un'analisi, ma credo che sia proprio giusta. Sergio, davvero con grande affetto e tantissima amicizia. Ti auguriamo tutto il bene del mondo e un altri 50 anni. E altri 50 di questi giorni. Auguri Sergio, di cuore. Sergio, per me è un'emozione essere qui oggi
ti faccio tantissimi auguri per i 50 anni di carriera, spero che ne avrai ovviamente altrettanti. Ti ringrazio, grazie di esistere e grazie per tutto quello che ci hai dato e ci continuerai a dare. Auguri di cuore. Spero anche di realizzare questo mio fantastico progetto un giorno magari, chissà. Come posso fare senza di te? Io ti voglio tutta la vita accanto a me. Grazie Sergio, ciao. Ti voglio un bene dell'anima, lo sai, e ti porto sempre nel cuore. Un bacio, ciao. A Sergio gli auguri, che quello che faccio a tutti quelli che hanno 50 anni di carriera. Adesso mi commuovo! Vogliamo! Che possano consegnare a qualcuno che prosegue il loro lavoro la loro stessa passione per quello che hanno fatto. Tu sai quanto sei speciale per me e mi auguro veramente che la nostra amicizia duri per sempre. Ti voglio bene. Voglio bene in modo particolare, poi tu lo sai. Io gli auguro di poter continuare a fare quello che desidera come lo desidera lui. Sergio, sei il numero uno, ti voglio bene. Ciao. La vita è bella, ma è più bella la bella vita. E io auguro a Sergio di avere sempre una bella vita, come regala una bella vita a tutti noi. Io gli auguro ancora un po' di anni, un po' di anni. Altri 50? No, beh, perché sarebbe un mostro. Ancora un po' di anni di lavoro con l'entusiasmo che ha avuto sino ad oggi. Auguri Sergio.